Il decreto salva Roma e la sua praticabilità. Reazioni a confronto. L'intervento del sindaco di Agrigento, Zambuto, e dell'opposizione al Consiglio Comunale. L'intervista ad Alessandro Patti. Davide Saia. È il cosiddetto Salva Roma, il primo scoglio per Matteo Renzi. Si tratta di un decreto che conteneva le norme per mettere al sicuro i conti della città, oltre che a stanziare fondi per l'Expo e per interventi emergenziali. Dopo un primo stop deciso dal Premier e le successive dure critiche da parte del sindaco della capitale, si sta cercando il disgelo con il disegno di un nuovo testo da portare in Consiglio dei Ministri. Ma la vicenda non è rimasta confinata solo a Roma. Marco Zambuto, sindaco di Agrigento e renziano dichiarato, è intervenuto nel merito della polemica. Non possiamo chiedere al primo ministro di salvare l'intero paese. Quando mi sono insediato c'erano 50 milioni di debiti e c'era il rischio che venissero licenziati più di 200 dipendenti comunali. Ma con il sacrificio degli agrigentini, tagliando le spese e senza aiuti dei governi nazionali e regionali, adesso le casse di Agrigento sono state risanate. Questo è quanto affermato da Marco Zambuto, che innalza la sua gestione a modello per altre amministrazioni. E le dichiarazioni di Zambuto in odore di sottosegretariato o di una candidatura alle prossime europee fanno storcere il naso all'opposizione, opposizione che replica duramente. Questa amministrazione ha acceso prestiti per 31 milioni di euro, cioè significa che gli agrigentini per i prossimi 10 anni vedranno totalmente tarpate le ali a qualsiasi ipotesi di sviluppo, di investimento. 31 milioni di euro di prestiti, tutto questo mentre abbiamo 30 milioni di euro che sono pronti per essere incamerati e che bussano alle nostre porte per entrare nelle casse comunali. Mi riferisco alle 7.700 pratiche di sanatoria edilizia che da tempo immemore giacciono negli uffici comunali e secondo un calcolo empirico da me effettuato 7.700 pratiche corrispondono a 20 milioni di euro. Cosa fa questa amministrazione da 7 anni? Nulla. Non è stata capace di fare nulla. L'anno scorso abbiamo sfornato 160 pratiche su 7.700. Altro dato agghiacciante, l'Agenzia delle Entrate ci comunica che ad Agrigento esistono 4.718 case fantasma. Signori, lo capite cosa significa? Che ci sono 4.718 case che non pagano l'IMU, non hanno mai pagato l'ICI, mai pagato la TARES, eccetera, eccetera. Sempre secondo quel calcolo empirico. Tutto questo significa altri 10 milioni di euro. Agrigento, modello di virtuosità per le altre amministrazioni, è la città in cui i tributi locali sono al massimo e non si fa nulla perché vengono diminuiti. Al massimo l'IMU, al massimo addizionale IRPEF, al massimo la TOSAP, al massimo tutto. Agrigento, la città della Valle dei Templi, del patrimonio dell'umanità, quel patrimonio dell'umanità che ci fa incamerare centinaia di migliaia di euro, che cosa ne fa questa amministrazione? Foraggia sagre, sagrette, festicciole, presepi di quartiere anziché andare a pensare di potenziare l'offerta turistica. Allora, da questa nota stampa di Zambuto io onestamente ne traggo due dati interessanti. Il primo è che a quanto pare è ufficialmente iniziata la campagna elettorale, Marco Zambuto è in campagna elettorale. Il secondo dato più che altro è un auspicio e non rimane che augurarci che il Premier Renzi venga a salvare Agrigento effettivamente. Per farlo non avrà bisogno di ricorrere a leggi speciali. Offra a Zambuto questa benedetta candidatura alle europee e così salvi la città e la liberi da questa amministrazione inefficiente e evanescente. È comprensibile, anche se non è giustificabile, che in campagna elettorale le si sparino grosse, ma a tutto c'è sempre un limite. Il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, il limite lo ha già ampiamente oltrepassato, nonostante manchino 3 mesi al voto per le europee. Così affermano i consiglieri comunali di Agrigento di Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Patto per il Territorio, PID Cantiere Popolare e Gruppo Misto. A seguito di quanto dichiarato da Zambuto all'agenzia ANSA contro la praticabilità del decreto Salva Roma e sulla pretesa da parte di Zambuto che Agrigento si è assunta a modello perché città che lui ha risanato finanziariamente evitando il dissesto senza alcun aiuto dello Stato. Gli stessi gruppi consiliari rammentano a Zambuto che, come spiegato dal sindaco di Roma, il decreto Salva Roma prevede la restituzione ai romani di tasse pagate dai romani e che Roma, al contrario di Varese o di Agrigento, ospita 500 manifestazioni nazionali all'anno con tutto ciò che ne consegue. I gruppi consiliari d'opposizione aggiungono: Zambuto non ha precisato all'anno
finanza che i debiti delle precedenti amministrazioni alla sua, quelle in cui lui era assessore comunale al bilancio e alle finanze, non sono stati risanati, ma è stata scelta la scorciatoia più facile e spregiudicata: contrarre un mutuo milionario per decenni con la Cassa Depositi e Prestiti, scaricando il tutto sulle prossime generazioni della ex città più bella dei mortali. Altro che Agrigento da assumere a modello, forse modello di bugie che però hanno sempre le gambe corte, come quando Zambuto il giorno prima del voto invitò alla disobbedienza civile e alla marcia contro Monti giurando che mai avrebbe aumentato l'IMU, e poi il giorno dopo il voto, eletto sindaco, ha aumentato l'IMU al massimo. Altro che decreto salva Roma, appropriandoci della recente preghiera pronunciata dal nostro arcivescovo Montenegro, ripetiamo anche noi: San Gerlando salva Agrigento.